popolo rosso nero, amici di YouTube, benvenuti al Benzinero Stadium. Gran bella partita della Juventus ieri. Comunque, adesso fate gli scherzi. Allora, iscrivetevi al canale se anche voi avete sorriso per la sconfitta della Juve di ieri. Ma a parte gli scherzi, amici juventini, io vi assicuro, sono convinto al 100% che comunque la Juve passi il turno, perché quel gol di Chiesa è stato importantissimo. Poi, figa, sulla carta, cazzo, la Juve è più forte del Porto. Però quello che vi dico io, ragazzi, dovete sempre mettervi in difficoltà tutti gli anni con queste squadre che non hanno neanche la metà della rosa che avete voi. Io quello che contesto alla Juve, se giocate in maniera allegriana, comunque giocate male, voi l'Europa ve la sognate per i prossimi 20 anni. La Juve era partita giustamente allontanandosi da Allegri, nonostante tutto quello che aveva vinto fino al confine, però comunque portando due finali di Champions tutte perse, però ci sono arrivati, però perdendo Sarri, perché la filosofia che era entrata nel signor Agnelli era il bel gioco, ed è la filosofia. Se si vuole vincere in Europa League bisogna riuscire a fare un gioco spumeggiante, un gioco totale come fa Klopp, perché se no tu la Champions non la vincerai mai. Ed era giusto il progetto sarriano. Certo, prendere una squadra abituata per tanti anni con Allegri e fare e cambiargli il modo di giocare, bisognava cambiare tutti i senatori che la Juve ha in squadra e ripartire da un progetto da zero, senza guardare i risultati. Sarri non vi piaceva, giustamente l'avete mandato via anche per problemi di spogliatoio, ma se vuoi fare il bel gioco con i senatori che ha la Juve, avrai sempre dei problemi di spogliatoio, perché mal digeriscono, come avete visto anche quest'anno. Pirlo parte con un'idea di gioco che voleva anche lui fare del calcio totale, tutti in avanti, offensivo e così. Ora è tornato a giocare male, perché i senatori gli hanno chiesto di giocare così, come sono abituati loro. Non ce n'è da fare. I Bonucci, i Chiellini, quella gente lì è abituata a giocare così. Quindi io dico, se volete continuare a compirlo, va bene, chiedeteli, il presidente deve dirgli: non mi interessa i risultati, voglio il bel gioco, dobbiamo giocare un bel calcio offensivo, non mi interessa se arriviamo terzi, quarti, l'importante è che si vada in Champions, basta, e lo lasciate lavorare sereno, non fa niente se sbaglia delle partite o se prende 10 gol di più, ma deve cominciare a creare le basi per il bel gioco, come fa il Milan, perché il Milan lascia perdere le ultime partite, però ha mostrato un gran bel gioco con uomini sulla carta inferiori alla Juve. Pensate ad avere gli stessi giocatori che oggi ha la Juve e farli giocare come gioca il Milan, allora sì che puoi puntare alla Champions. Comunque, detto questo, la Juve non ce ne frega più una sega. Milan Stella Rossa, partita fondamentale, come ho detto ieri, per il morale soprattutto della squadra, ma attenzione a non sottovalutare il morale della tifoseria, perché allora non sono tutti ottimistici come il Benzinero, che subito si riprende da una sconfitta. Ci sono anche, non siamo tutti uguali, quindi bisogna rispettare ogni tifoso. Ci sono anche quelli che si vedono già, hanno il morale sotto i tacchi, si vedono già settimi, fuori dall'Europa League, con la stagione fallimentare, nonostante siamo secondi a un punto. Basterebbe una vittoria di convinzione oggi per ritornare ad essere tutti felici. Quindi, raga, stasera è importantissimo portare a casa una prestazione convincente e soprattutto un grande risultato. È importante, se è possibile, ipotecare la qualificazione, che così non ci pensiamo più. Anche perché settimana prossima poi abbiamo anche la big match contro anche la Roma,
quindi sarebbe giusto fare un massiccio turnover. Detto questo, formazione del Milan di stasera: il Milan giocherà con tra i pali Donnarumma, sulla sinistra Teone Nostro, Hernandez, Tritolo, Umano, in difesa Romagnoli capitano. Secondo me, io continuo la mia battaglia, troppo criticato. Allora, lo sa anche il Benzinero che non è un fenomeno, però non è neanche la merda umana che fate uscire voi, raga, cioè una via di mezzo, dai, perché comunque il gol su passaggio di Romagnoli era un tentativo disperato di prendere la palla, gli è andata di sfiga, se la prendeva aveva fatto un grande intervento, invece l'ha toccata al loro giocatore. Detto questo, parere mio, dopo io rispetto anche quelli che continuano a gettare merda a Romagnoli, non è un fenomeno, ma non è neanche una pippa. Coppia difensiva Tomori Romagnoli, sono ancora curioso anche oggi di vedere come gioca Tomori, perché dopo, se dovesse giocare alla grande, sono anch'io convinto come voi che potrebbe essere Kier Tomori la coppia giusta di difesa contro l'Inter. Sulla destra riposa ancora Davidone Calabria, così può schizzare come un pazzo domenica contro l'Inter. Giocherà Kalulu, ragazzi, non Dalot, ma Kalulu, che è nostro giocatore e che è una spanna più forte di Dalot. A centrocampo giochiamo con Castiglieco. Guarda, raga, su quel lato lì giocare o Castiglieco o Salamakers non cambia un cazzo, vacca boia, cioè. Secondo me è l'anello debole della nostra squadra, dove l'anno prossimo bisognerà intervenire. Però comunque gioca Super Samu Castiglieco. A centrocampo, turno finalmente di riposo per Kessi, perché deve spaccare tutto e avrà una sfida incredibile col centrocampo dell'Inter domani, quindi deve essere fresco come una rosa e giustamente deve trovare altro minutaggio Benacer. Quindi giocheranno Benacer, Mete, raga, non ditelo ai cugini, ma secondo me qua domenica è possibile che giochiamo anche con Benacer, con Kessié e Tonali. Dipende dallo stato di forma comunque di Benacer, ragazzi, perché quello che ho visto con lo Spezia non mi è piaciuto, però ha giocato male tutti, quindi ci sta anche. Quindi abbiamo detto Benacer, Mete. A sinistra giocherà Ante Rebic, che anche lì io penso che gli daranno un minutaggio per poi far entrare Leao, sempre per trovare la condizione appropriata per poi asfaltare l'Inter. Dietro le punte giocherà Krunic e davanti sono molto curioso, ma molto curioso, di vedere Mario Mandzukic. Voglio vedere come sta, se è in forma, se segna, come corre, i movimenti. Voglio vedere tutte queste cose qua di Marione Mandzukic. Quindi stasera, raga, tutti pronti a sostenere i ragazzi, tutti carichi come delle molle, seduti sul divano con 4.000 litri di birra, panino, salamella, maionese, friarielli, che sono buoni anche quelli, questi li aggiungiamo sto giro, friarielli e patatine fritte, così Mario anche lui è contento. Iscrivetevi al canale, raga, e sempre forza Milan. Ci vediamo stasera verso ore 9, sperando di festeggiare ed essere felici come delle Pasque. Sempre forza, grande Milan.